Allora, il compito di oggi, che mi è stato dato, è un compito che adoro ma anche ingrato, perché parlare di coscienza è un po' parlare dei massimi sistemi, insomma, è qualcosa che non riusciamo ancora a definire da un punto di vista quasi fenomenologico o filosofico. C'è un dibattito enorme in letteratura, anche in filosofia, quindi su questo argomento, che definirlo biologicamente, vi assicuro, è dare una testata nel muro, forse più facile, insomma. Ma quello che in generale vogliamo fare e stiamo facendo è esattamente questo, ovvero in generale la scienza deve creare dei ponti. I ponti possono essere fra approcci scientifici differenti. In questo caso, il ponte che stiamo cercando di fare è esattamente questo, ovvero un ponte fra il corpo e la mente. Anche se non vi definirò mai e poi mai che cos'è la mente, e iniziamo questa chiacchierata, questa bellissima mattinata in questo posto meraviglioso con il cervello come trait d'union fra ciò che è corpo e ciò che è mente, immaginando che lì dentro possa accadere qualcosa che possa unire una dimensione corporea da una dimensione mentale. Ora, io tipicamente non sono cartesiano e lo vedrete alla fine da questo punto di vista, però teniamo ancora questa posizione dualista e affrontiamo i tre punti di questa relazione, che sono quali sono i correlati neurali fino ad oggi che conosciamo della coscienza, come la meditazione e in particolare il controllo del respiro, quindi corpo, possono modificare questi correlati neurali ed infine se possiamo in qualche modo ipotizzare degli aspetti non neurali della coscienza. Iniziamo dal primo punto, e il primo punto quindi riguarda fondamentalmente il cervello e riguarda quindi questa macchina metabolica devastante che è formata, oggi lo sappiamo, abbiamo un'idea specifica, quindi sono 86 miliardi di neuroni, però ci sono anche tante altre celluline dentro il cervello, tanti altri miliardi di altre celluline, rendendo questa macchina una macchina così potente, ma così potente da rappresentare, pur essendo il 2% del peso corporeo, utilizza il 20% dell'energia che immagazziniamo, ovvero l'energia che immagazziniamo con il cibo, con gli atti respiratori e così via. Il 20% viene usata in soffitta. Quindi viene usata dal cervello. Ora, qualcuno si potrebbe chiedere, no? Io me lo sono sempre domandato, ma non ha mai funzionato, perché se io sto a pensare, a pensare, a pensare, a pensare, a pensare, non dimagrisco. Allora, tutto questo è spiegato e spiegabile fra ciò che vi farò vedere fra poco. Non è una battuta, cioè è una battuta perché sarebbe fantastico, no? Immaginatevi, via tutta la ginnastica, via il jogging, via tutto, sto lì, penso di farlo e dimagrisco. No, non funziona. Ma detto questo, immaginatevi ora che quello che vedrete alle mie spalle sia il vostro e il mio cervello durante una relazione, durante una lezione, durante un seminario, e se io mi devo, no, in qualche modo legare a quella che è una dimensione classica legata, no, su quelle che sono le aree cerebrali che si attivano in questa o in quell'altra condizione, bene, tipicamente tutti voi in questo momento state attivando quelle che sono le aree del linguaggio, le aree acustiche, state ascoltando quello che vi dico, ma state anche perfettamente comprendendo quello che vi sto raccontando, state guardando, io sto guardando, guardate le diapositive, io guardo questa basilica, guardo voi. E quindi attivo le aree visive, con tutta la complessità che ovviamente c'è nelle aree visive, ma tutti voi state perfettamente seduti, quindi avete una postura, avete un movimento, nessuno di voi è sdraiato in terra come un verme. C'è chi, voglio dire, fa delle cose, muove le braccia e così, e quindi attiva anche tutte quelle che sono le aree motorie, ma su tutte queste aree motorie vengono attivate attraverso un controllo specifico che intervengono altre aree di controllo del movimento.
E soprattutto tutto questo accade integrando quella che è la dimensione sensoriale con la dimensione motoria. E quindi abbiamo altre aree che si attivano, ma in tutto questo avete un cuore che batte, avete un respiro, avete una pressione arteriosa, avete tutta una serie di attività di cui non siete minimamente consapevoli e che vengono a loro volta regolate da centri nervosi che sono localizzati in aree cerebrali specifiche. Ed infine, per capire quello che sto dicendo, cominciate a proiettarvi magari in alcuni ricordi o cercate di concentrarvi su quello che sto facendo, quindi utilizzate la memoria di lavoro, il pensiero logico, ma magari per chi, voglio dire, come me è emotivamente coinvolto in quello che sto facendo, attivo anche tutta una serie di aree che hanno a che fare con la motivazione emotiva e così via. Quindi quello che vedete è un'attivazione globale del nostro cervello. Allora, no, molte volte si sente dire utilizziamo il 20, il 30% della nostra attività cerebrale, possiamo... La domanda che va fatto e va sempre posta a chi dice utilizziamo il 20, il 30%, il 40%, quello che è, chiedere sempre che cos'è il 100%. E il 100% non sappiamo cosa sia. Perché se qualcuno conoscesse il 100% avrebbe fatto bingo da un punto di vista scientifico, avrebbe in qualche modo risolto tutta una serie di enigmi che sono ancora presenti all'interno di questa meravigliosa complessità che abbiamo nel cervello, ma che abbiamo nel cervello più un corpo, e per cui tutto questo noi non sappiamo cosa sia. E il 100%, tra virgolette, è molto più legato a quest'altro aspetto, ovvero non tanto quale regione si attiva in quella condizione o in quell'altra condizione, ma come le regioni cerebrali siano esse, tra virgolette, e ripeto tra grosse virgolette, più moderne o meno moderne da un punto di vista evoluzionistico, sono integrate fra di loro, come chiacchierano fra di loro, come l'informazione si scambia da una regione all'altra regione, come se fosse un'orchestra. E tutto questo è fondamentale perché ci pone poi, anche in modo del tutto euristico, l'idea di andare a cercare se esiste un direttore d'orchestra. E se questo direttore d'orchestra, voglio dire, possiamo in qualche modo legarlo con aspetti anche sovrastrutturali, ma intimamente legati con la dimensione coscienza. Allora, quello che in generale mi piace raccontare è esattamente questo, ovvero quella che è l'integrazione, il concetto di integrazione, il concetto di quantità di informazione all'interno del nostro cervello, ovvero quelli che sono i flussi informativi che caratterizzano poi fondamentalmente il nostro essere in questo mondo. Cioè noi siamo i nostri flussi informativi, noi siamo la nostra integrazione. Perché in questo momento tutti voi avete un'idea perfettamente integrata di quello che accade fuori e dentro di voi. Integrate perfettamente la componente visiva con la componente acustica, con la componente motoria, con la componente sensoriale, con la componente cognitiva, con la componente emotiva, è tutto perfettamente e magicamente integrato. Ma se questo è normale che sia così, perché fin da quando siamo bambini, ma fino a un certo punto, comunque mettiamo che questo è normale che sia così, per noi che vogliamo studiare questo, vi assicuro che il grande hotspot, il grande problema scientifico che abbiamo davanti, perché affrontare questo significa affrontare una complessità pari quantomeno alla complessità dell'universo. Quindi questo lo abbiamo davanti e quindi il grande problema che abbiamo è che è un problema, voglio dire, estremamente, ripeto, complesso ma affascinante, è quello di andare ad individuare con quelli che sono i correlati neurali. Con la parola neurale non voglio dire neuronale, non voglio dire solo neuroni, i correlati neurali della coscienza. E la coscienza, e questo aspetto qui, indipendentemente da questa diapositiva che dice alcune cose, ma ci sono due cose fondamentali in questa diapositiva. Uno, che la coscienza è unità e soggettività, cioè un esempio molto semplice, ma veramente molto semplice. Per tutti il rosso è il rosso, banale. Io non potrò mai sapere però qualitativamente cos'è il rosso per lei, il rosso per lei, il rosso per lei, il rosso per lei, il rosso per me, ma è rosso.
ovvero andare a indagare quella che è la qualità soggettiva, l'intima qualità soggettiva, anche di una banale percezione come il rosso, ad oggi non è possibile. Ma, così come non è possibile, o meglio ancora ci si sta, cominciamo ad avere delle inferenze, cominciamo ad avere delle idee, andare ad analizzare quella che è la dimensione più cognitiva della coscienza, ovvero il fatto di essere coscienti di essere coscienti, ovvero quella che è la metacoscienza. Allora, tutto questo, no, che non possiamo studiarlo manco nel modello animale, come possiamo chiedere a un ratto di esplorare la coscienza di avere coscienza di essere ratto? Cioè, anche se magari ce la potrebbe anche avere, cosa ne so io? Non lo so, ma non potrò mai domandarlo, non potrei mai affrontarla questa domanda. Quindi è chiaro che questa è una domanda che affrontiamo solo e esclusivamente nei modelli umani, nell'uomo. È una domanda che da un punto di vista biologico, mentre da un punto di vista filosofico è abbordabile, è approcciabile, così come è approcciabile da un punto di vista prettamente psicologico, quando entriamo nel contesto della psicobiologia, ovvero le basi biologiche delle funzioni mentali, ecco che ci troviamo di fronte a qualcosa che è ancora più alto dell'Everest, qualcosa che è ancora più difficile del K2 da scalare. Infine, però, il concetto di unità, il punto 3, è quello che vi dicevo prima, ovvero integrare tutto all'unisono, in un'unica scena, in un unico teatro, e dove questo teatro, appunto, è il teatro della coscienza, dove tutti gli attori sono perfettamente uniti all'interno della scena che sta svolgendo di fronte a noi. E com'è che possiamo studiare queste cose? Le possiamo studiare attraverso tecniche come quella che vedete dietro di me. Questa è una tecnica che ci permette, per esempio, di definire tutte le grandi vie, tutte le grandi autostrade, tutte le grandi strade regionali, statali, fino ad arrivare da qualche parte, forse anche a qualche sentiero, che collegano fra di loro in modo più o meno significativo aree cerebrali differenti. E quei pallozzi rossi che vedete lì sono pallozzi che danno un'idea di quanta informazione integrata, grosso modo, accade in quel punto. Per cui una lesione qua, in questo pallozzo qui, o una lesione in un pallozzo più piccolo, ovviamente daranno e faranno e genereranno sintomi completamente differenti. In alcuni casi, sappiamo bene dalla clinica, che microlesioni in aree che hanno a che fare con una alta attività integrativa sono legate a sindromi molto gravi come lo stato vegetativo. In altri casi, lesioni molto più grandi non sono minimamente legate ad uno stato vegetativo. Quindi capite bene che esistono delle regioni che sono peculiari dentro il nostro cervello per integrare le informazioni, e la cui lesione può generare dei fenomeni clinici veramente devastanti e drammatici. E oggi sempre di più abbiamo la possibilità di generare dei modelli di coscienza, modelli di integrazione, questo è il modello di Giulio Tononi, quindi modelli in cui proprio si può in qualche modo definire, in qualche modo si può descrivere, ma anche da un punto di vista di quella che è la simulazione al computer, quelle che sono le grandi integrazioni, i grandi processi integrativi che accadono nel nostro cervello e che possono essere riassunti anche da altri modelli come questo di un gruppo inglese, in cui vedete quelle strisce che sembra aurora boreale, sono le grandi vie di comunicazione nel cervello, e poi piano piano vedete che si accendono tutte quelle stelle come se fosse una galassia, che sono i miliardi e miliardi di neuroni che vengono integrati fra di loro. Ma allora, la domanda che ci poniamo e che ci dovremmo porre fino alla fine di questa relazione è come possiamo studiare nell'uomo questi meccanismi di integrazione e che in che modo le neuroscienze, in particolare le neuroscienze applicate all'uomo, ci possono aiutare nello studiare questa complessità, questa orchestra così integrata. Un approccio che adoro completamente, che è un approccio classico della psicologia e la Gestalt, quindi la possibilità di lavorare con delle forme, con delle immagini, ahimè, sempre bianco-nere, io sono interista, quindi un po', sempre fastidio vedere le immagini bianco-nere. Detto questo, qui tutti voi vedete, no, la solita immagine classica della Gestalt, no? Vedete o il candelabro, o due volti di profilo che si guardano. E se vi mettete d'impegno, è veramente complicato vedere
all'unisono candelabri e volti. Cioè quello che viene chiamato un flickering dell'attività cerebrale. Ta 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 ta, si passa da una cosa all'altra, da una cosa all'altra, anche in modo veloce. Ma... E tant'è che abbiamo studiato in passato, ma non ve lo faccio vedere, proprio la possibilità di avere un'idea biologica di questo cambiamento da una forma all'altra, da una forma all'altra, da una forma all'altra. Allora, utilizzando la Gestalt, uno dei grandi padri delle neuroscienze, purtroppo non più a questo mondo, ma qualcuno che ha generato una strada dentro cui siamo cascati anche noi e siamo felicissimi di essere cascati anche noi, che è Francisco Varela. Francisco Varela ha fatto un esperimento, un vecchio esperimento, ma che per me è un esperimento cruciale perché mi fa rendere conto come biologicamente possiamo definire la Gestalt. Tutti voi qua, cos'è che ci vedete qua? Allora, facciamo una cosa più semplice, perché sennò ci stiamo fino a domani mattina ed è un problema. Poi c'è anche un treno che mi aspetta. Allora, chi è che vede un volto, alzi la mano. Perfetto, voi non mi interessate, giù le mani. Allora, quello che mi interessa è quelli che non vedono ancora un volto. Allora, immaginatevi un volto di profilo, assomiglia leggermente a Marilyn Monroe. Qui c'è la fronte, qui c'è il sopracciglio, qui c'è l'occhio semichiuso, qui c'è la punta del naso, la narice, il labbro superiore, il labbro inferiore, qui teoricamente c'è il mente, qui c'è la gola. Cominciate a vederlo ora? Chi lo vede ora per la prima volta che prima non vedeva, alzi la mano. Bene, chi non lo vede ancora? Ne riparliamo. Ne riparliamo nel senso che se volete ve lo faccio, ve lo mando, ve lo, e lo vedrete prima o poi, non vi preoccupate. Questo esperimento ci racconta questa storia, che se io guardo quelli che non l'hanno visto subito e che l'hanno visto dopo, quando vedevano quelle macchie bianconere che non davano nessun significato, dove non c'era il volto di una donna, vedete quelle linee lì, no? Che sono quanto sono coerenti le attività cerebrali sotto quegli elettrodi, quindi quanto sono sinfonicamente coerenti, ce n'erano molto poche. Ma quando improvvisamente avete visto il volto, per 180 millisecondi, e solo per 180 millisecondi, tutto il sistema diventa una sinfonia, diventa un'orchestra che parla una sola lingua. Scompare questa cosa, scompare. Cioè questa aggregazione scompare, ma una volta che è avvenuta, ed è una magia che dura 180 millisecondi, voi continuerete a vedere il volto. Allora, questo cosa vi sta a dire? Vi sta a dire che io improvvisamente posso definire una... Posso osservare una cosa, ma avere la possibilità di vederla anche da un altro punto di vista che la Gestalt, quindi un cambio di prospettiva, che è legato a una modificazione funzionale di un'orchestra nel cervello che ci permette di dare un altro senso alla nostra percezione. Ma è coscienza oppure no questa? Andiamo avanti. Su questa base, qui sono esperimenti del mio gruppo di ricerca, questo l'abbiamo pubblicato ora nel 2019. Quello che vedete lì sono le attivazioni di corrente, di densità di corrente, millisecondo dopo millisecondo, quando un soggetto vede tlac, un flash visivo. Quindi noi possiamo seguire le informazioni visive quando arrivano, vedete, rosse nelle aree posteriori, che sono le aree visive, boom, e andare a seguire cosa fanno, dove vanno e così via. Cioè quindi avere una mappa dinamica, profondamente dinamica, di quello che accade dentro la testa. E ad esempio qui vedete, questi sono altri esperimenti che abbiamo fatto in passato, le linee rosse sono quando un soggetto vede delle immagini a contenuto emotivo negativo, immaginatevi guardare il telegiornale, e le righe blu quando vedono invece immagini a contenuto emotivo neutro, come guardare tavolini, lampadine e così via, va bene? Vedete come, no? In 25 millisecondi dopo 25 millisecondi, per un secondo di esposizione a delle immagini, che sono tante immagini nel tempo, si generano proprio delle sinfonie, delle orchestre, che però sono molto maggiori, ma molto maggiori per le immagini emotive rispetto alle immagini neutre. Ma in entrambi i casi siamo coscienti di uno e siamo coscienti dell'altro. Quindi cos'è che stiamo studiando?
Nel lavoro di Francisco Varela probabilmente si stava studiando elementi gestaltici, nel nostro lavoro elementi di elaborazione dell'informazione, ma che sono ancora sovrastrutturali rispetto alla condizione coscienza. E allora però c'è qualcosa, sempre dal mio gruppo di ricerca, c'è qualcosa che noi abbiamo utilizzato, di cui non vi parlerò oggi, ma che abbiamo utilizzato e che stiamo utilizzando in modo molto pesante, molto articolato per studiare la coscienza, che è il momento in cui tutti voi, compreso il sottoscritto, perdiamo coscienza, ovvero quando dormiamo nel sonno profondo. Nel sonno profondo, magicamente, la coscienza di essere scompare, la coscienza di essere in un mondo con stimoli sensoriali scompare, e entriamo in un buco nero, lasciamo perdere quando sogniamo, che è un'altra storia ancora, entriamo in un buco nero dentro cui la coscienza non c'è più, o meglio ancora non c'è più da un punto di vista fenomenologico, esperienziale, non esperiamo coscienza. E perché perdiamo coscienza mentre dormiamo? E allora questa è una domanda che ci siamo posti facendo una serie di studi, e vedete quest'onda qui, vedete questa gobba che va verso il basso? Quella gobba che va verso il basso l'avete tutti voi mentre dormite, ce l'ho anch'io, più o meno un secondo e mezzo dopo un secondo e mezzo del vostro sonno profondo, ed è una gobba in cui si vengono a creare dei silenzi elettrici nel vostro cervello. Che cosa fanno questi silenzi elettrici? Che sono questi, li vedete qua secondo dopo secondo come questi silenzi elettrici vanno e viaggiano nel vostro cervello. Bene, questi silenzi elettrici non fanno altro che scompaginare l'orchestra, fare in modo che i violini suonino solo con i violini, gli archi suonino solo con gli archi, i tamburi suonino con i tamburi, e così via, così via, così via. Ovvero non c'è più integrazione, e la mancanza di integrazione, quindi la mancanza dell'informazione integrata, è alla base dell'assenza di coscienza durante il sonno profondo. Quindi un'idea ce l'abbiamo, perché l'assenza di coscienza durante il sonno profondo è il prezzo che dobbiamo pagare al fatto di avere un cervello plastico e che è in grado di apprendere. Ma quello è un prezzo che paghiamo a madre natura e che ci permette, da qualche parte, di comprendere al negativo che ovviamente è di coscienza. La coscienza è integrazione dell'informazione. E quando la disintegriamo, come durante il sonno profondo, la disintegriamo completamente, la coscienza scompare. Bene, allora, se tutto questo vi è chiaro, e queste sono le varie teorie che ci raccontano esattamente questa storia, quindi la vedete proprio bene, no? Come nella parte centrale di questa diapositiva i sistemi non siano più minimamente integrati. Allora, se questo è chiaro, e se è chiaro che il sonno è quella roba là, ovvero moduli indipendenti, mentre la coscienza è moduli integrati, il sonno sono, è come se no il cervello si trasformasse in ghetti che non parlano più fra di loro, mentre la veglia è una società integrata, tanto per fare un esempio da un punto di vista sociale, anche perché alcune leggi sono molto simili, la domanda che ci poniamo, dopo questa breve introduzione, più o meno breve introduzione sul concetto di coscienza, la domanda che ci poniamo è esattamente questa, ovvero se la meditazione, e in particolare il controllo del respiro, sono in grado di generare degli stati non ordinari di coscienza, ovvero una coscienza differente rispetto a quella che abbiamo in questo momento, ma che non è ovviamente l'assenza di coscienza che abbiamo durante il sonno, e che non è ovviamente la coscienza che abbiamo mentre sogniamo, un'altra storia ancora. E se tutto questo è in qualche modo spiegabile da un punto di vista di quello che è l'ammontare, la quantità dell'informazione integrata nel cervello, e se in qualche modo siamo in grado di modulare proprio l'orchestra che abbiamo dentro il cervello. Allora, Per fare questo, secondo me bisogna essere un po' open mind, bisogna essere profondamente aperti, no? E abbiamo discipline, l'Occidente ha sviluppato tante cose meravigliose, cioè la scienza occidentale è una scienza che ha condotto e sta conducendo sempre di più a definire proprio quelle che sono le basi fisiche, le basi molecolari, insomma, quello che volete, dalla materia fino alla biologia e così via, non solo.
D'altro canto esistono anche degli approcci scientifici che non sono basati sui paradigmi scientifici dell'Occidente sviluppati dal pensiero greco in poi. Ed esistono paradigmi scientifici che sono tipicamente caratterizzanti e che caratterizzano quindi la modalità di approccio, in questo caso alla coscienza e quindi al concetto di mente, che derivano dal mondo orientale e in particolare da un mondo in cui utilizza la meditazione come strumento, come una risonanza, come un microscopio per andare a esplorare il mondo interiore. Allora, abbiamo cominciato un percorso che poi piano piano lo capirete, lo vedrete all'interno di questa relazione, un percorso che guarda caso ci ha portato a interagire sempre di più col mondo orientale e con, tra virgolette, scienziati, come tra virgolette scienziati siamo noi, che usano però una metodologia in prima persona, quindi totalmente non in seconda o in terza persona come tipico della psicologia o delle neuroscienze, in prima persona per esplorare il mondo interiore, per definire quelli che sono il concetto di coscienza, i livelli di coscienza che sono esplorabili in quella condizione, che comunque dal nostro punto di vista rappresenta uno stato non ordinario di coscienza. Bene, allora, parlando di questo, qui faccio vedere un po' di dati così un po' scattered, come dicono gli anglosassoni, un po' a destra manca, per farvi capire che la meditazione in generale genera, ma così come genera qualsiasi cosa che facciamo nella nostra vita, ha un effetto biologico specifico sul nostro cervello e poi vedremo sul corpo, che è l'elemento cruciale di questa relazione. Allora, tutti voi, lo vedete qua, quando siete sulla vostra poltrona, va bene, a occhi chiusi, senza che ci sia il Gran Premio in sottofondo, se no si dorme sistematicamente, di Formula 1 sto dicendo, siete cominciate a, la vostra testa, la vostra mente comincia a generare immagini, film, siete in qualche modo coinvolti nel vostro mondo interiore e fate questa cosa che si chiama Mind Wandering, che utilizza, vedete, quelle strutture, o meglio ancora, queste strutture che sono fondamentalmente anteriori e posteriori, sono strutture cerebrali che vengono sincronizzate, ovvero diventano loro l'orchestra del cervello in quel momento. Allora, queste strutture, di cui conosciamo vita, morte e miracoli da un punto di vista di quelle che sono le connessioni, come sono connesse anatomicamente fra di loro, sono regioni che stanno qui, oppure stanno qui, oppure stanno qua dietro. Bene, queste regioni sono regioni che tipicamente, questa sincronizzazione, tipicamente, vedete, viene ridotta, guardate le cose verso il basso, viene ridotta dalla meditazione, cioè la meditazione è qualcosa che non è legata a lasciare la mente andare un po' dove gli pare. Non lo è affatto, è un fenomeno attivo che ha tutta una serie di caratteristiche specifiche di cui tra poco parleremo, ma che non è minimamente legata a lasciare andare il cervello dove vuole, a lasciare in modo tale che cavalchi dove vuole cavalcare. La cosa interessante è che questa riduzione che noi otteniamo con alcune tecniche meditative di questa sincronizzazione in questo particolare stato è invece drammaticamente aumentata nella depressione. I pazienti depressi, lo vedete di là, hanno un incremento di questa sincronizzazione, come se fossero esclusivamente coinvolti nel loro mondo interiore, nei loro pensieri che vanno uno dietro l'altro, uno dietro l'altro, uno dietro l'altro, e non avere più interesse rispetto a ciò che accade nel mondo esteriore. Allora, capite bene che no, sono due cose completamente opposte. Uno, essere depresso, uno, generare invece un compito mentale, puramente mentale, che invece ti va a ridurre questa componente. Ma se rimaniamo aderenti sempre ad alcune aree cerebrali, questo che vedete dietro di me è l'ippocampo, ce l'avete anche voi così, e l'ippocampo è un'area che grosso modo ha a che fare con la memoria e così via, non solo con la memoria, ma con la memoria in maniera significativa. Bene, l'ippocampo è una struttura che tipicamente, lo vedete qua, viene drammaticamente coinvolta nella depressione. Questo è un ippocampo di un soggetto non depresso, mi si è finito il coso. Questo è un ippocampo di un soggetto non depresso e questo è l'ippocampo di un soggetto depresso sotto. Vedete che uno è molto piccolo nel soggetto depresso, uno è molto grande nel soggetto non depresso. Cioè, voglio dire, non è che ci vuole chissà chi a vedere una cosa del genere, no?
Ora, i motivi che conducono a questo sono tantissimi e ci vorrebbe un'altra relazione solo per spiegare questi motivi, ma quello che voglio farvi vedere è esattamente questo, ovvero che la mindfulness in questo caso e l'approccio classico della mindfulness ideato da Kabat-Zinn genera dopo 8 settimane di percorso mindfulness un incremento del volume dell'ippocampo. Allora, è ovvio che tutto questo vi dice che c'è un effetto biologico. Un effetto biologico dimostrato in questo studio sull'ippocampo o come in quest'altro studio, che indipendentemente dalla mindfulness, ma utilizzando altre modalità di meditazione, ugualmente l'effetto è a carico dell'ippocampo, ovvero l'ippocampo diventa più grande. Ora, cosa vuol dire che l'ippocampo diventa più grande? Ci andiamo dopo. Perché le cose sono ancora più complicate di quelle che crediamo a prima vista, di quello che stiamo vedendo ora. La meditazione, in generale, è in grado di modificare non solo la struttura del vostro cervello, ma di modificare proprio l'attività elettrica del vostro cervello. L'attività elettrica del vostro cervello che tipicamente è formata da onde. Ad esempio ci sono le onde alfa, che sono le onde che tipicamente abbiamo quando siamo occhi chiusi e ci rilassiamo, ma non solo. Ci sono le onde teta, che sono altre onde che abbiamo mentre ci stiamo quasi per addormentare, ma non solo. Poi sono le onde beta, che sono onde molto più rapide, o le onde gamma, che sono legate all'attività cognitiva. So, quindi noi possiamo definire elettricamente l'attività e lo stato di un soggetto, ma la cosa interessante è questa, e vi faccio vedere, vi do il messaggio, non entriamo nel dettaglio di quello che vi faccio vedere ora, è che, vedete qua, le tecniche meditative sono tantissime, ma tante, tante, tante. E ogni tecnica meditativa ha uno scopo specifico, laddove è nata e laddove, diciamo, nella dimensione disciplina che ha seguito. Allora, quello che stiamo osservando, e questo è un lavoro di alcuni autori finlandesi con cui collaboriamo, che sono i fratelli Fingerkults, questo cosa vi sta a dire? Che alcune tecniche danno un risultato, altre ne danno un'altra ancora e che sono esattamente opposte. Questo vi sta a dire anche un'altra cosa, che noi non possiamo e non potrete mai, non si potrà mai, quando parliamo di meditazione, di parlare di un unico mondo, una specie di monolite come quello di 2001 di Sano nello Spazio, è un mondo vastissimo che noi occidentali dovremmo imparare a stratificare sulla base di quelli che sono interessi che guardano la salute da un lato, o anche dimensioni precliniche, o perché no, francamente cliniche. Allora, questo vale per le grandi onde come l'attività alfa, questo vale per l'attività teta, questo vale per l'attività beta e per l'attività gamma, quindi quello che vedete è che non c'è proprio una consistenza. Ma perché non c'è consistenza ai dati in letteratura? Da qualunque cosa vi venga detta, da qualunque persona, non c'è consistenza perché le tecniche operano meccanismi, o meglio ancora generano, inducono l'attivazione dei meccanismi che sono completamente differenti fra di loro perché hanno scopi completamente differenti. E allora bisogna cercare di dare un senso un po' più riassuntivo a quello che vi ho raccontato, ovvero andare a vedere come, io sono di Carrara e si vede, sono molto legato al marmo, il dare un senso a come in qualche modo la mindfulness, in generale alcune tecniche meditative, hanno la capacità di scolpire il cervello e in particolare se scolpire il cervello in quella maniera è in qualche modo legato a quella che è una salute mentale, ma non solo mentale dal mio punto di vista. Bene, questo lavoro che è un lavoro stupendo di Tang del 2015 pubblicato su Nature, ora Nature per noi è come per un calciatore vincere la Champions League oppure vincere il campionato del mondo di nazionali, quindi Nature è una rivista importantissima, quindi arrivare su Nature una revisione della letteratura vuol dire che i dati sono profondamente consistenti in letteratura per questo tipo di tecnica. E allora quello che possiamo riassumere prima di cominciare a far intervenire il corpo, quello che possiamo riassumere all'interno di questo lavoro è che le tecniche meditative, in particolare quelle basate sulla mindfulness, quindi grosso modo parlando sulla consapevolezza, sul qui e ora, sono che queste tecniche aumentano l'integrazione e l'attività di alcune regioni come
regioni che stanno qua davanti, si chiamano cingolo anteriore e così via, ganghi della base che stanno un po' più sotto, ma poco importante, regioni che sono legate a quello che è il controllo attentivo, aumenta la nostra capacità di controllare la nostra attenzione, cioè di porre attenzione. Immaginatevi la differenza fra slow food, come ieri sera, e fast food. La possibilità di gustare, la possibilità di sentire di gustare un vino, di gustare un piatto, un cibo, momento dopo momento, rispetto ad ingozzarsi, così, senza avere nessuna idea di quello che si sta facendo. Ma immaginatevi tutto questo quanto è importante da un punto di vista psico, biologico, educativo, anche per i bambini. Il che no, al di fuori di qualsiasi dimensione, ripeto, io sono profondamente laico, al di fuori di qualsiasi dimensione religiosa, al di fuori sto dicendo. Poi, altro elemento cruciale di queste tecniche, in particolare mindfulness, è il controllo emotivo, ovvero viene incrementata l'attivazione di regioni che stanno nei lobi frontali, che sono queste qua, che vanno a mettere un freno inibitorio sulla regione che si chiama amigdala, che Madre Natura ci ha dato per tante cose, ma anche per rispondere all'ansia e alla paura. Quindi mettere un freno inibitorio, ma questo accade anche per esempio per alcune tecniche come la psicoterapia cognitivo comportamentale, questo fanno, ovvero inibire l'uscita dell'amigdala. Ma queste tecniche lo fanno dopo uno sviluppo, voglio dire, millenario, sapendo di andare a controllare proprio quelle che sono le emozioni distruttive, che sono da un lato la paura, la rabbia, l'ansia e così via. Infine, queste tecniche agiscono su altre regioni, di cui una che adoro da un punto di vista quasi romantico, che è l'insula, che sono regioni che sono profondamente coinvolte in cosa? Nell'autoconsapevolezza, nel percepire se stessi come elemento singolo, ma percepire se stessi momento dopo momento, fino ad arrivare a cosa? In particolare quando agiamo sull'insula, a percepire esattamente quello che è i segnali che provengono dal corpo, ovvero a non dimenticare più che c'è un corpo e che arrivano tantissimi segnali a questo corpo e di cominciare a diventare consapevoli dei segnali che vengono dal corpo. La consapevolezza dei segnali che vengono dal corpo non è qualcosa di così. Molte volte ci dimentichiamo di avere un corpo, come se la dimensione mentale fosse prevaricante, una specie di dittatore che ci impedisse, no, di percepire il corpo. Ma percepire il corpo ha un senso enorme, perché porre l'attenzione sul corpo non solo vuol dire attivare questa regione o modificare l'attività di questa regione, tra poco lo vedremo, ma vuol dire entrare all'interno di una dimensione che è governata da quelli che sono i ritmi dell'interazione mente-corpo, quindi quelli che sono ritmi, che sono ad esempio il ritmo cardiaco, il ritmo respiratorio e non solo. Cioè noi abbiamo un ritmo di movimento, tutte le volte che voi camminate avete un ritmo, tutte le volte che battete le mani c'è un ritmo, tutte le volte che pensate, che parlate, avete una serie di ritmi, che sono ritmi corporei che aiutano in quella che è la funzione cognitiva, in alcuni casi immaginatevi una reazione emotiva in assenza di una dimensione corporea, non esiste, proprio non esiste. O immaginatevi da un altro punto di vista quanto il corpo, no, rappresenti quel display, cioè quella specie di spia che vi fa capire che chi davanti a voi per esempio ha un problema, ma anche un problema mentale. Un depresso avrà un'espressione corporea differente rispetto all'ansioso o differente rispetto a uno che è felice e contento, ma lo vedete subito. E la focalizzazione su quegli elementi da parte del soggetto che esperisce quello stato mentale diventa cruciale, perché agire sul corpo potrebbe anche voler dire agire sulla mente. Allora, detto questo, le tecniche meditative, rimanendo legati al corpo, a questo punto prendiamo il corpo,
Le tecniche meditative, vedete, abbiamo due estremi, uno rosso e uno blu. In verde è la condizione neutra. Quello rosso è la condizione di stress, quindi la condizione di ipercoinvolgimento, anche emotivo nei confronti della vita, del lavoro, della famiglia, di quello che volete, che vuol dire frequenza cardiaca molto elevata, pressione arteriosa molto elevata, vuol dire un cervello che tipicamente tende a ridurre i volumi. La dimensione meditativa, o la dimensione di, chiamiamola così, di rilassamento, è una dimensione completamente opposta, ovvero abbiamo una riduzione della frequenza cardiaca, una riduzione della pressione arteriosa, una riduzione della frequenza respiratoria, ma soprattutto proprio un incremento di quelli che sono anche i volumi cerebrali. Quindi le condizioni di stress contropolari alla condizione di meditazione. Sono due storie completamente, cioè due facce di una della stessa medaglia, da una parte una faccia rossa, da una parte una faccia blu. Però c'è una cosa che a noi ci intriga da morire, che è quella roba lì, che si chiama sincronizzazione cardiorespiratoria. E la sincronizzazione cardiorespiratoria è qualcosa di estremamente importante, ovvero come cuore e respiro si agganciano fra di loro. E in un primo grande lavoro, che io adoro, di un italiano, Luciano Bernardi, Luciano ha dimostrato come quando un soggetto prega l'Ave Maria in latino o fa dei mantra yoga, cuore e respiro, tac, si agganciano. Ma cosa vuol dire quando cuore e respiro si agganciano? E come si agganciano? Come parlano? Che lingua parlano? Allora, nella mia storia, io iniziai a occuparmi di queste cose occupandomi di apneisti. Qui eravamo a Sharm el Sheikh, posti bruttissimi dove fare attività di ricerca, e io ero sopra a fare con la mia mascherina a vedere quelli sotto. Quello che vedete è Umberto Pellizzari che sta scendendo, e con Umberto studiavamo in quella, vedete, l'attività cardiaca in apnea a un tot di metri di profondità, va bene? Però quello che mi interessava in quel periodo era le tecniche che loro utilizzavano, meditative, mentali, per prepararsi all'apnea. E in un'altra spedizione, sempre a Sharm, incontrai Federico Mana. Federico Mana è colui che ha fatto, credo, all'epoca era record man italiano di profondità, oltre 100 metri con le proprie pinne, e ritornava da oltre 100 metri con le proprie pinne. E con Federico abbiamo fatto degli esperimenti, uno è questo. Questo è, vedete, in nero è una derivata dell'attività cardiaca, in rosso l'attività respiratoria. Federico non faceva la sua tecnica, che si chiama pranayama. Il pranayama è il respiro quadratico, ovvero fate conto, 5 secondi di inspirazione, 5 di pausa, 5 di espirazione e 5 di pausa. Insomma, più o meno, è molto più complesso il pranayama, però c'è dentro questa storia qua, ovvero il controllo del respiro, avere un'idea cognitiva di controllare il nostro respiro. Bene, quando abbiamo chiesto a Federico di entrare in quello stato, questo è Federico, guardate cosa succede a cuore e respiro, tac, si agganciano. Boom, sono perfettamente in fase. Ma quando cuore e respiro sono perfettamente in fase, quello che abbiamo visto, è che cambia l'attività cerebrale. Ovvero emergono tutta una serie di frequenze cerebrali che, guarda caso, sono le stesse frequenze cerebrali che alcuni studi ci dicono essere aumentate durante tecniche meditative. E allora lì ci siamo chiesti, ma che relazione c'è? Ma perché il respiro fa questo? Perché se io controllo cognitivamente il respiro accade questo? Per quale motivo? E abbiamo cominciato a studiare sempre di più, fino a che abbiamo scoperto che un premio Nobel, Adrian, che poi guarda caso, no, è stato colui che ha avuto a che fare con un professore pisano a cui ero molto legato di fisiologia e così via, erano storie strane. Negli anni 40, poi pubblicato negli anni 50, lui dimostrò che nel porco spino l'aria che entra dal naso generava qua nel bulbo olfattivo una frequenza simile all'aria che era entrata dal naso. Però erano studi che poi erano stati rivisti da un altro grande padre della fisiologia del sonno REM, cioè del sonno in cui si sogna, Hobson, nella rana e così via, fino a che nel 2000, lo vedete qua, questa parte qua, Fontanier e Bauer pubblicarono un lavoro sulle oscillazioni lente del bulbo olfattivo. Ora, no, era un periodo della mia vita in cui io studiavo solo oscillazioni lente. Ero legato a ciò che era lento, ma a ciò che era rapido, ma così come lo slow food, insomma, queste cose qua, no? E
E loro dimostrarono, guardate quella parte di là, della, la parte sulla vostra sinistra della diapositiva, dimostrarono che l'aria che entra dal naso, l'aria che entra dal naso e la frequenza dell'aria che entra dal naso, la ritroviamo, la stessa frequenza, la ritroviamo nel bulbo olfattivo, poi nella corteccia olfattiva, in altre cortecce cerebrali e poi questa frequenza viaggia sincronizzando tutta l'attività cerebrale. Solo dell'aria che passa dal naso, perché se la stimolazione viene fatta dalla bocca non accade un accidente. Allora in quegli anni mi sono chiesto, qui va fatto un esperimento, vediamo nell'uomo e così via, vediamo se, come anche loro avevano ipotizzato, se respirare in modo lento dal naso genera delle modificazioni che possono essere le stesse modificazioni che ritroviamo nella meditazione, in alcuni tipi di meditazione meglio ancora. Allora abbiamo fatto un esperimento insieme agli otorini di Pisa, in cui abbiamo fatto dei tappini, ogni tappino aveva un buchino, da un buchino passava una camera che vedevamo dove andava una cannula, dentro questa cannula infilavamo la cannula nella volta nasale, tra poco vi faccio vedere dove, e mettevamo aria a una frequenza simile a quella di un respiro pranayama di alto livello, confrontato con un respiro normale, confrontato con il respiro solo dalla bocca, perché tanto avevano il naso tappato, con 128 elettrodi sulla testa, elettrodi cardiaci, elettrodi respiratori, elettrodi sulle mani e così via, sono una tragedia da un punto di vista umano. Ma sempre in quegli anni, mentre noi stavamo disegnando questo esperimento, nell'uomo, in esperimenti di elettrodi impiantati nel cervello in fase prechirurgica di neurochirurgia, avevano visto, vedete che alcune regioni qua, in rosso l'attività respiratoria e in blu l'attività elettrica, il respiro sincronizzava con la corteccia piriforme che appartiene al sistema olfattivo, l'amigdala, l'ippocampo, mentre dalla bocca non accadeva nulla. Quindi mi hanno detto spingiamo ancora di più. Andiamo a vedere questa cosa. Bene, abbiamo pubblicato questo lavoro nel 2018, che è un lavoro che ci, in qualche modo, su una rivista importante e così via, ma non è quella la cosa importante. La cosa importante è che questo lavoro sta aprendo la strada a tantissime attività di ricerca, ma soprattutto sta aprendo la strada all'applicazione clinica del concetto del respiro. Allora, in questo lavoro, come vi ho detto, siamo andati a stimolare nella volta nasale, con una cannula, lo vedete qua, quelli che sono i peluzzi olfattivi. I peluzzi olfattivi sono terminazioni nervose che abbiamo tutti nella volta nasale, a cui si legano le molecole quando voi inspirate e che vi fanno sentire gli odori, ma che se io li muovo facendo questo, questi fanno così e generano delle correnti, le quali correnti poi arrivano al bulbo olfattivo, va bene? Ieri sera parlavamo di alcune cose a cena e la domanda che ho fatto, come dormite quando avete il raffreddore? E la maggior parte di voi, salvo qualcuno che è abituato a respirare solo dalla bocca, dice dormo male. Ma dormo male, uno dice vabbè perché mi si secca la gola, pinco palo, poi gli uomini sono più tragici delle donne, inventiamo cose assurde, ma dormiamo male perché l'aria non passa dal naso, perché viene meno un'attività elettrica specifica che è legata al passaggio dell'aria nel naso. Non è che madre natura le cose le fa per caso. Allora, questa cosa qui, andando a stimolare i peluzzi olfattivi, quindi con una stimolazione molto lenta, facendo respirare soggetti della bocca, quindi con una cannula, soggetti che non erano minimamente mai stati coinvolti in alcuna tecnica meditativa, abbiamo generato questa cosa qua, ovvero un incremento impressionante di attività cerebrali elettriche che tipicamente troviamo durante il sonno, ma che erano presenti durante la veglia. Quando ho visto questi dati ho detto rianalizziamo i dati, perché non ci credevo che era così potente l'effetto. Rianalizzati con i miei collaboratori che mi odiavano in quel periodo, i risultati tornavano i soliti. Altra cosa che abbiamo trovato è questa, ovvero che l'incremento di attività teta, che è un'attività che troviamo nel sonno superficiale, nell'attività onirica, che troviamo però anche durante la veglia, quando apprendiamo e così via, così via, così via, che è una delle attività che si modificano e che sono modificate in alcune tecniche meditative, correlava con questo incremento in alcune regioni molto frontali, correlava con cosa? Con
lo stato di coscienza dei soggetti, ovvero i soggetti avevano uno stato di coscienza completamente non ordinario, in cui avevano perso l'idea di dove fossero gli arti nei confronti del corpo, di dove fosse il corpo nei confronti dello spazio, ma soprattutto quello che avevano perso, meglio ancora che avevano cambiato, era che la loro attenzione non era più diretta verso il mondo esterno, ma verso il mondo interno. E tutto questo correlava con un altro aspetto cruciale di un'analisi molto sofisticata del segnale che abbiamo fatto, e che, guardate qua per l'attività teta, che le informazioni tipicamente ora durante la veglia vanno dal di dietro in avanti, il vettore direzionale, cioè la direzione delle informazioni dalle aree sensoriali che stanno dietro verso le aree anteriori, quello che abbiamo fatto in quella condizione è che le informazioni andavano dalle aree anteriori verso le aree posteriori. Si è cambiato radicalmente il modello di flusso informativo, quindi è cambiato il modello di integrazione delle informazioni coscienti e inevitabilmente è cambiata la coscienza. Allora, abbiamo ancora di più spinto sull'acceleratore, ancora di più, e questo è per esempio gli effetti di tecniche meditative basate sul respiro su una regione che è l'insula, che vi dicevo prima, che è fondamentale per ancorarci al corpo, e più uno è capace di ridurre la frequenza respiratoria, più l'insula diventa grande. Ebbene, allora abbiamo spinto su questo dimostrando, come in un altro lavoro, come il controllo del respiro può cambiare la nostra vita e la può cambiare meglio. Non è un caso che in questo lavoro abbiamo dimostrato come il controllo del respiro non solo modifica alcune attività cerebrali, non solo modifica in modo positivo la complessità del sistema cardiovascolare e soprattutto la capacità del sistema cardiovascolare di essere profondamente plastico nei confronti di ciò che stiamo affrontando, e tutto questo si associa, guarda caso, a una riduzione dell'ansia, a un aumento del rilassamento e un aumento della nostra dimensione attentiva. E allora però il grande problema rimane sempre quello: perché l'aria dal naso? L'abbiamo fatto con un esperimento, ma non ci siamo ancora fidati in maniera assoluta di questo esperimento, ne abbiamo fatto un altro, andando a prendere dei meditatori pranayama, proprio che fanno quello, molto esperti, molto, molto capaci di fare un pranayama veramente di dimensioni epocali. E quello che abbiamo dimostrato, lo vedete qua, che quando chi fa pranayama dal naso, confrontando il pranayama con la bocca, ovvero naso tappato, solo quello dal naso, è in grado di aumentare sempre a livello frontale quelle frequenze lente che vediamo durante il sonno ma che emergono durante la veglia, e aumentare, guardate sotto, la sinfonia cerebrale con un risultato specifico. Ovvero, quando accade questo, aumenta uno stato non ordinario di coscienza, un'alterazione, tra virgolette, della percezione corporea, ma soprattutto abbiamo una capacità di dare un significato alle cose, ma soprattutto abbiamo una maggiore capacità di immaginare mentalmente ciò che sta accadendo dentro di noi e fuori di noi, ma soprattutto quello che è risultato molto importante è che aumenta il senso di gioia, la percezione della gioia. Allora, chiudiamo, e credo che sono esattamente a un'oretta, chiudiamo con l'ultima parte, perché fino a qui le cose sembrano tornare, cioè sembrano avere un senso, o quantomeno sembra che siamo bravi a dargli un senso, poi questo è un altro discorso. Ma le cose finiscono qua? Perché sapete, se finiscono qua avremo fatto quello che dovremmo fare, se continuiamo le nostre attività di ricerca e continuiamo a confermare quello che stiamo trovando, quello che stiamo dimostrando, magari applicandolo anche in un modo più accurato in una dimensione clinica, e tutto va bene. Però il cervello, e non solo il cervello e corpo, sono una cosa molto complicata, veramente molto complicata. Allora, dentro il nostro cervello abbiamo sta roba qua. Sono i ventricoli cerebrali, dentro cui c'è il liquido cefalorachidiano, no? I ventricoli cerebrali sono dei sacchetti che abbiamo dei contenitori di liquido che abbiamo dentro il cervello, sono molto grandi, e che servono per attutire colpi, per generare una specie di cuscinetto. Ma solo questo? No. Tra poco vi faccio vedere delle cose che stanno emergendo, abbastanza sconvolgenti, devo dire, e che ci devono fare assolutamente riflettere, ma riflettere profondamente. Vi faccio vedere due casi ora. Un caso
di questa persona qua, un uomo di 44 anni, che aveva una storia di idrocefalo normoteso da piccolo, che ha cominciato a presentare improvvisamente una debolezza agli arti inferiori. Vabbè, va a farsi vedere, gli fanno una risonanza, e la risonanza viene fuori, è questa, questo è il suo cervello. Ovvero, non c'è più il cervello. Nel senso che quello che vedete qui, questo qui è tutto liquor, vedete? Il cervello è questo, questa roba qua, questa sottiletta qui che circonda un mare di liquor. Ma non aveva alcun disturbo della coscienza, lavorava come impiegato, aveva moglie e figli, aveva un QI, cioè un quoziente intelligente, leggermente inferiore alla norma, ma leggermente. Pubblicato questo lavoro su Lancet Imaging, quindi una rivista, Lancet, non è che stiamo parlando di noccioline, stiamo parlando di una delle più grandi riviste mediche. Vabbè, teniamolo lì. C'è un altro caso, altri casi che fanno molto discutere in letteratura, che sono questi. Qui sono bambini con idroanencefalia, ovvero nascono praticamente senza cervello o con abbozzi di cervello, solo tronco dell'encefalo e cervelletto. Tutto il resto è liquor. I quali, secondo Merkel, hanno elementi di coscienza primaria, ovvero elementi di coscienza primaria vuol dire che hanno dei comportamenti adeguati a stimoli specifici, ovvero c'è da ridere quando c'è da ridere, c'è da piangere quando c'è da piangere, in alcuni casi possono anche giocare, altri dicono che non è possibile che siano comportamenti coscienti, ma che siano solo degli automatismi. Io ci credo poco che siano solo degli automatismi, che sono troppo legati ad un comportamento finalizzato. Ma detto questo, indipendentemente da cosa sia, come quando ad esempio questi bambini fanno delle foto, vedete che tutti i modelli che vi ho presentato poi devono fare conti con dei modelli clinici abbastanza peculiari. Il che non vuol dire che, come diceva qualcuno, come direbbe qualcuno, la coscienza è acqua, non sto dicendo questo. Però sto dicendo che dobbiamo ancora spingere sull'acceleratore per capire cosa abbiamo davanti. Abbiamo un'idea chiara su determinati meccanismi, non ci piove, ma sono gli unici meccanismi. E questi casi ci fanno ragionare e ci fanno quantomeno, ripeto, quantomeno pensare. E allora vediamo un attimo gli effetti del corpo sul cervello da un punto di vista esclusivamente meccanico. Questo che vedete qua è l'effetto amplificato del battito cardiaco sul cervello. Qui siamo nell'uomo. Quello che vedete è l'effetto del battito cardiaco sul cervello. Vedete come il cervello si modifica. A ogni vostro battito si modifica. Allora la domanda che ci poniamo è se uno, voglio dire, ha una frequenza a 100 battiti al minuto o ce l'ha a 40 battiti al minuto, avremo delle informazioni completamente differenti, meccaniche, perché abbiamo poi tutta una serie di recettori, o meglio ancora di neuroni, che sono sensibili alle deformazioni meccaniche, che saranno completamente differenti e quindi ci faranno in qualche modo essere anche differenti. Non è un delirio questo da essere trattato con un antipsicotico, cioè è proprio una realtà questa. Così come, e non è un caso, e quando parliamo di stress parliamo di frequenza cardiaca aumentata, quando parliamo di meditazione o di rilassamento o di preghiera, quello che volete voi, o di terme, usciamo dalle terme, siamo talmente rilassati e abbiamo una frequenza cardiaca molto più bassa. Ma che non vuol dire solo un controllo autonomico, ma anche un effetto meccanico sul cervello. Ma il respiro che fa? Abbiamo visto prima, no? Muove i peluzzi olfattivi quando passa dal naso, va bene. Ma direttamente, meccanicamente parlando? Allora, quello che vedete qui, vedete da poco viene una cosa bianca, la vedete? Quella cosa bianca è il liquor, sempre quel liquido che abbiamo nel cervello, che viene spinto mentre faccio così e poi si ferma mentre espiro. Quindi c'è un movimento continuo del liquor che è legato alla mia attività respiratoria. Qui non solo il liquor in qualche modo viene spremuto dal battito cardiaco, ma viene spinto dall'attività respiratoria. E se cambio l'attività respiratoria, cambio il movimento del liquor nel mio cervello. Ma cosa vuol dire tutto questo?
Non ho la risposta, ovviamente, ma ci stiamo lavorando. Questo lo vedete bene qua, vedete lassù, riga rossa e riga blu, attività del respiro e attività del liquor e flusso del liquor. Quando io lo fermo in apnea, fermo anche il flusso del liquor, perfetto, nulla di più trascendentale, cioè di più chiaro, molto poco trascendentale. Ma c'è qualcosa che va, su cui dobbiamo ancora andare. Questo qualcosa è questa roba qua. Dentro i ventricoli, quindi nella parete dei ventricoli bagnata dal liquor, ci sono tanti recettori, ci sono recettori per gli ioni, e va bene. Ci sono recettori per il flusso, ovvero ci sono delle ciglia che vengono mosse dal flusso. Quindi quando io espiro, muovo i peluzzi olfattivi nel naso, muovo il liquor e muovo le ciglia del liquor. Quindi c'è una sincronizzazione globale di un fenomeno che non riguarda solo il mio cervello, ma riguarda anche i liquidi che viaggiano dentro il mio cervello, che arrivano fino a midollo spinale, risalgono e così via. E poi, almeno in modelli animali, nell'uomo è ancora non chiara, ci sono recettori per la luce, come quelli che abbiamo nella retina, dentro il cervello. Però su questo non mi ci soffermo, perché non ne sappiamo un accidente e stiamo valutando come studiarli. Ma la cosa ancora più intrigante è che alcune informazioni che arrivano al liquor o che vengono in qualche modo generate dal corpo attraverso microvescicole sono informazioni che hanno un senso da un punto di vista patologico, ma hanno un senso anche da un punto di vista fisiologico. Sono delle palline, delle vescicole che contengono pezzettini di roba, anche RNA messaggero, quindi roba che codifica, che viaggiano e vengono spinte, arrivano anche dentro il liquor e viaggiano e codificano e così via. Quindi capite bene che c'è una realtà che è una realtà che è completamente, ripeto, completamente corporea e che poi a un certo punto comincia a generare qualcosa che ha a che fare col comportamento, con l'apprendimento e così via. Come ad esempio, un'ultima cosa che vi faccio vedere e chiudiamo, come ad esempio ciò che si sta cominciando a capire nelle comunicazioni di queste vescicole, come arrivano nel cervello attraverso dei canali, e lo vedete qua, dei canali che collegano direttamente la scatola cranica, cioè l'osso, paf, con il cervello. Allora, chiudiamo. Chiudiamo, però chiudiamo con una storia di vita. Chiudiamo con una storia di vita, perché molte di queste cose che vi ho raccontato scientificamente sono lì, poi magari domani non saranno più vere, non lo sappiamo. La scienza è questa. La scienza è superare qualsiasi dogma. Questa è la scienza. Una scienza dogmatica non è scienza. Ma proprio il fatto di, in qualche modo, di ascoltare, di non porsi in maniera pregiudiziale, di non porsi in maniera arrogante verso altri modi di affrontare il concetto di coscienza di mente, di concetto di rapporto mente-corpo, è nato sempre di più da un viaggio che ho fatto in India, viaggio scientifico, che ho fatto in India, invitato dal Dalai Lama, quando avevamo iniziato un percorso a Pisa di studio, di interazione con le discipline orientali, con un istituto buddista che è lì sull'Amazon Kappa di Pomaia. Lì abbiamo veramente avuto delle discussioni feroci, almeno da parte mia, con il resto del mondo che mi circondava, ma feroci, in cui, voglio dire, mettevo profondamente in discussione quello che mi aveva raccontato, così loro non accettavano quello che io dicevo. Quindi c'è proprio due muri che si contrapponevano, due realtà che si contrapponevano, senza minimamente chiacchierare, senza niente accettare da parte di uno o dell'altro che c'era una realtà che stavamo esplorando e che probabilmente è la stessa realtà.
osservata con occhi, con modalità completamente differenti, ma la stessa realtà. Poi andai in India e partecipai per una settimana prima di incontrare il Dalai Lama, partecipai a cerimonie come questa, che è una cerimonia buddista molto particolare che avrete visto nei film, ad esempio c'è sia nel piccolo Buddha di Bertolucci che in Satyana in Tibet, si vede sempre questa scena, che è la cerimonia dell'oracolo di Nechung. E nel loro concetto l'oracolo è qualcuno, e tra poco ve lo faccio vedere, è qualcuno che fin da bambino ha la capacità di poter entrare in interazione con uno spirito XYZ, di cui non mi ricordo minimamente il nome, e questo spirito entra dentro l'oracolo, sposta la coscienza dell'oracolo, perché nel concetto buddista la coscienza è qualcosa che non ha, è sine materia, non ha né inizio né tantomeno fine. La sposta e prende il controllo di quel corpo e parla con quel corpo. Allora, io non so se questo sia vero, ma proprio non mi pongo il problema. Ma quello che mi pongo come problema è quando ho avuto la possibilità di sentire e di essere immerso all'interno di questa cerimonia, quindi sentire le preghiere, i riti e così via, e capire cosa vuol dire una sincronizzazione. L'ho capito bene anche una volta che ero a un rito ortodosso vicino a Mosca per un particolare rito, non mi ricordo per cosa, ma insomma anche lì fu abbastanza coinvolgente essere immerso all'interno di una ritmologia, no? che dal corpo ti modifica la modalità di pensare in quel momento, no? E allora lì, questo è l'oracolo, quando butta via le frecce è entrato lo spirito. Allora, pensate che il cappello pesa più di 30 kg, mi hanno detto, cose del genere. Insomma, ora, a parte questo, ero io che filmavo queste cose, quindi ho avuto la possibilità di filmarlo, insomma, quindi di avere la possibilità di trasmettere questo tipo di informazione. Non ho ancora capito, sinceramente, cosa stavo vedendo, perché stavo vedendo quella cosa, cioè, mi sono fatto 2 miliardi di domande, poco importante, non ho risposta a questo. Però in quell'occasione, occasione che poi ho potuto incontrare il Dalai Lama qua, e in quell'occasione l'incontro con lui era perché abbiamo organizzato a Pisa nel 2017, questo era dicembre 2016, settembre 2017 abbiamo organizzato un congresso da questo nome, a cui abbiamo chiesto al Dalai Lama di partecipare, perché la nostra idea era esattamente questo. Il congresso era The Mind Science of Reality. Poi abbiamo coniato un nuovo termine, mind science, che non è più neuroscience, non è più neuroscienze, ma scienze della mente. E abbiamo invitato esponenti della scienza buddista e grandi esponenti della scienza occidentale, sia per quanto riguarda il cervello, la fisica e la filosofia. E abbiamo fatto questo grande melting pot scientifico, che è stato per me un'altra esperienza devastante da un punto di vista di accrescimento culturale, ma anche di domande da porci. E in quell'occasione, questo è il rettore di Pisa, Paolo Mancarella, in quell'occasione abbiamo conferito, ho avuto anche questa possibilità, visto come presidente del Consiglio di Psicologia di Pisa, abbiamo conferito la laurea honoris causa al Dalai Lama in psicologia clinica della salute. Quindi è stato un momento veramente importante, perché abbiamo detto, guardate al mondo, ci sono approcci che derivano dalle tecniche meditative di natura orientale, ovvero di matrice orientale, e queste tecniche meditative hanno una valenza psicologica ma anche una valenza clinica, quindi curativa, quindi terapeutica. Cioè, abbiamo detto in quel momento, cioè non è che possiamo nasconderci dietro un cerino, e ve lo ripeto e ve lo ripeterò sempre da un punto di vista profondamente laico. Questo è quello che abbiamo fatto, queste sono le domande che ci stiamo ponendo. Come vedete, non vi do nessuna soluzione a nessun quesito, perché sarebbe impossibile dare qualsiasi soluzione. Quello che stiamo facendo è questo ora.
Stiamo facendo tanti esperimenti e stiamo facendo esperimenti in Italia, in Francia, a Bologna e così via, su varie tecniche di natura meditativa, ma soprattutto stiamo facendo esperimenti in India. Abbiamo fatto esperimenti all'Università Monastica di Sarajevo, che è convenzionata con l'Università di Pisa. Stiamo lavorando su alcuni elementi relativi proprio alla percezione cosciente che alcuni monaci hanno in condizioni di sonno profondo, quindi in assenza di coscienza. E ora fra poco, forse, inizieremo, dopo il viaggio che farò a Dharamsala a gennaio, inizieremo probabilmente uno studio sulla una meditazione tibetana molto importante, che è la meditazione della morte o sulla morte. Quindi continuiamo, ma personalmente non sono ancora soddisfatto da un punto di vista di quello che è l'approccio, perché è un approccio che stiamo facendo ancora troppo basato sulla neurofisiologia classica. Stiamo pensando ad altre cose, vediamo se riusciremo a metterle in atto, in particolare là, nei monasteri dove queste cose accadono. E tutto quello che vi ho raccontato è fatto da vari gruppi. Questo è il nostro gruppo di Pisa, il Body Lab, poi un altro gruppo che abbiamo creato a Pisa, che è DIL, e un altro gruppo ancora che è del CNR di Pisa, che lavoriamo in maniera integrata a Pisa. Poi ci sono tante persone da tutto il mondo che collaborano in questo tipo di realtà, però vorrei ringraziare un po' tutti i miei collaboratori, poi Bruno Neri, colui con cui abbiamo iniziato questa storia e che stiamo portando avanti. E vedete che in questo gruppo ci sono psicologi, ci sono medici, ci sono fisici, ci sono ingegneri, tra poco ci saranno anche filosofi. Quindi insomma, è un gruppo che, quando si affronta una problematica di questo livello, è una problematica che non si può affrontare solo da un unico punto di vista, solo da un'unica osservazione. Quello che stiamo facendo quindi è esattamente questo, quello che faremo fra poco, proprio a Dharamsala, è quello di disegnare un esperimento, non più noi occidentali utilizzando i meditatori come cavie, ma insieme ai loro scienziati, un esperimento comune che possa fondere l'approccio occidentale con l'approccio orientale. Grazie.